Riccione Calcio fa le cose sul serio, regalandosi il Real Madrid. Il club campione d'Europa, attraverso il responsabile Italia Marco Montresor, legato dall'ottimo rapporto d'amicizia con Daniele Daino, attuale responsabile del settore giovanile del Riccione, dal 16 al 20 luglio 2018 ha ideato il campus estivo del Real Madrid. Abbiamo scelto Riccione sia per la notorietà mondiale in fatto di turismo e per il rapporto d'amicizia che da tempo mi lega con Daniele Daino, diceva così Montresor nella presentazione a dicembre. Se tutto andrà bene, il Real allungherà questo rapporto per 4-5 anni. Alle lezioni sul campo seguirà anche un'ora al giorno di spagnolo. Noi per l'occasione abbiamo deciso di accompagnare questi ragazzi per un giorno attraverso l'occhio della nostra telecamera, dalle sedute mattutine a quelle pomeridiane. Un ricco buffet di esercizi, partite, insegnamenti, pausa pranzo, lezioni di spagnolo, tutto all'insegna del puro divertimento. Mentre scorrono le immagini, ascolteremo i dirigenti del Riccione Calcio e coloro che fanno parte della Fondazione Real Madrid Clinics. Inoltre, un occhio di riguardo anche per il pranzo preparato per i piccoli atleti. Apriamo una piccola parentesi: il Real Madrid, campione di Spagna, record e attuale vincitore della UEFA Champions League, è una delle squadre di calcio più popolari e di maggior successo al mondo. Con la sua fondazione, la Fondazione Real Madrid, la società si impegna in tutto il mondo a favore dei valori sociali e culturali dello sport. Tramite la Fondazione Real Madrid Clinic, la scuola di calcio ufficiale del Real, viene propagata la filosofia di allenamento della rinomata Accademia Giovanile del Real Madrid in 8 paesi europei. Nel 2017 ai vari partecipanti sono state proposte 10 unità d'allenamento fondate sulla metodologia della famosa Accademia Giovanile del Real Madrid. I team di allenatori professionisti specializzati faranno progredire i propri atleti applicando i mezzi e i metodi di allenamento più attuali. Nella stagione 2017 ci sono state importanti innovazioni in esclusiva da parte dello sponsor tecnico Adidas e ce ne sono anche nel 2018. Il calcio camp dei Galattici dunque sbarca anche a Riccione e questo va dato atto e un applauso soprattutto ai dirigenti che si sono dati da fare per realizzare questa grande impresa. Iniziamo ad ascoltare i vari protagonisti della Riccione Calcio, ma anche i protagonisti per quel che concerne lo staff tecnico del Real Madrid. Andrea Morelli, nuovo presidente di Riccione Calcio, che dire, è uno spettacolo vedere questo summer camp qui a Riccione. Ma è una cosa molto bella, vedo un sacco di ragazzi promettenti, sono giovani, si stanno divertendo e questo a me fa molto piacere, anche alla società che per il settore giovanile è predisposta per dare queste cose ai giovani futuri promettenti. Il rapporto di Riccione Calcio con i giovani nel presente e nel futuro qual è, il presidente, e quale sarà? Beh, certamente tutto parte dai giovani, se non ci sono loro non c'è la continuità nella nostra società, nel calcio, quindi puntiamo molto su questi giovani allievi che ci dovranno dimostrare e dare tutta la voglia e tutto l'impegno che hanno per crescere in un futuro, speriamo sempre più prossimo. Nel periodo in cui CR7 sbarca in Italia, dall'altra parte c'è il passaggio opposto, ovvero il Real Madrid che arriva a Riccione dalle vostre parti e sceglie voi come meta per questo summer camp. Se siamo stati selezionati tra tutte le varie squadre italiane per avere il Real Madrid come camp, vuol dire che forse qualche cosa hanno visto. Questo ci fa molto piacere e speriamo di lasciare impressionato chiaramente il Real Madrid e che trovino da noi qualche ragazzo che possa un giorno aspirare a crescere. Questo è un summer camp che si distingue anche perché nel pomeriggio viene dedicato un'ora ai ragazzi per far sì che possano parlare e capire lo spagnolo. Anche il presidente, da italiano qual è, ha iniziato a prendere un po' pratica con lo spagnolo? No, non sono un gran linguista, però qualcosa di spagnolo potremmo anche trovarlo, ma non è la sede questa. Concludiamo questa intervista sul piano personale. Riccione Calcio, lei da qualche giorno ricopre il ruolo di presidente, un progetto ambizioso, l'abbiamo già detto, abbiamo già specificato per quanto riguarda anche il settore giovanile, ma dove vuole arrivare questo Riccione e soprattutto cosa vuole rappresentare? Facendo parte già della società come socio, così, il Riccione comunque è una squadra che ha una storia. Riccione per noi, almeno per noi di Riccione, come riccionesi, è la nostra squadra, pur avendone nella zona comunale altre. E io sono una persona che crede molto nelle sue radici, quindi
L'origine è per me il Riccione. Io, se posso dare il mio contributo, sono qui appositamente per questo, se no sarei benissimo a fare dell'altro. Ma ho visto un gruppo che mi è piaciuto molto, altri dirigenti insieme a me che sono persone che io stimo, e questo mi ha agevolato nella scelta che ho appena intrapreso, nel percorso che sto facendo. Speriamo di portarlo in tutti insieme a buon fine. Con Daniele Daino qui abbiamo associato Italia e Spagna, due paesi che a livello di calcio non hanno nulla da invidiare. Se poi parliamo di settore giovanile e di summer camp, è sicuramente motivo d'orgoglio che sia stato scelto Riccione come meta, o no? Siamo contentissimi, intanto come Riccione Calcio, settore giovanile, di aver avuto questa opportunità. Ovviamente io, in forma di responsabile, ho subito sposato, insomma, la possibilità di poter portare il campus del Real Madrid a Riccione, e in questi primi due giorni di lavoro, insomma, c'è tutta la conferma che è stata una scelta azzeccata dal punto di vista proprio di formazione calcistica. Insomma, devo fare i complimenti al responsabile Marco Montresor del Real Madrid e i suoi tecnici per il lavoro che stanno facendo, perché dentro a questo modo di lavorare, di intendere calcio, insomma, c'è anche la filosofia che io ho già iniziato ad adottare nel settore giovanile del Riccione Calcio, e per cui è un gran successo. Insomma, i ragazzi sono contenti, sta lavorando bene, siamo tutti contenti. Come nasce, se puoi svelarci il retroscena di questa unione che poi ha portato appunto Riccione ad essere scelta dal Real Madrid? Perché ricordiamoci, qui ci sono degli allenatori, come tu citavi prima, che sono collaboratori del Real Madrid. Se ci puoi svelare qualche retroscena, se questa collaborazione parte da una lontana amicizia. Ovviamente io, essendo stato nel calcio per tanti anni in diversi club, e nel momento in cui i responsabili, insomma, in questo caso del Real Madrid, quando avevano scelto Riccione, era arrivata a loro voce che io ero responsabile, insomma, del settore giovanile, quindi diciamo che è un po', ovviamente, tutto collegato, e c'è stata l'opportunità di essere stato contattato direttamente, dato dal fatto, ovviamente, dell'esperienza acquisita sul campo, perché poi, tra l'altro, con Marco soprattutto, che ha anche lui avuto nel suo bagaglio esperienze in diversi club che io conosco, professionistici, diciamo che c'è ovviamente un legame che ci accomuna tutti. Questo legame poi è bello che nel tempo si possa unire per portare poi questi meravigliosi campus, queste opportunità poi in giro per tutta l'Italia e tutto il mondo. Quindi, per quanto mi riguarda, ovviamente l'esperienza mia da professionista certo ha avuto la meglio sul contatto. Daniele, qui ti vorrei fare una domanda che riguarda, sì, un po' il sistema nazionale. Sì, 160, sì, sì. Hai visto che, per l'appunto, veniamo da un mondiale, l'Italia purtroppo non c'è stata, non si è qualificata. Sì. Quanto è importante ripartire, secondo te, dal settore giovanile, partendo proprio da questi ragazzi che sono giovanissimi, insegnando loro, oltre che il divertimento, le basi del calcio? Ma sì, effettivamente la tua domanda, c'è un po' tutto il succo del problema del calcio italiano. Il fatto che l'Italia non si sia neanche qualificata ai mondiali è un qualcosa che nell'immediato può essere sembrato, per chi non è addetto ai lavori, un qualcosa di eclatante. Per me non è stato eclatante, perché i problemi del calcio italiano non avvengono da quest'anno, ma avvengono bensì da diversi anni. Purtroppo non c'è stato più il riciclo dei grandi campioni che avevamo, gli ultimi in ordine: Cannavaro, Del Piero, Vieri, Totti, Nesta, insomma, tutti i campioni del 2006, per intenderci. Finita quella generazione lì, purtroppo il calcio italiano, per un fatto proprio di lavoro di settori giovanili e di cambiamento delle metodologie dell'intendere calcio coi giovani, il blocco di lavorare in una certa maniera non porta più talenti nel nostro calcio. Ecco che questo deve essere un quesito che, ovviamente, chi gestisce il calcio italiano, quindi la federazione, sono domande che si devono fare. Io in parte le risposte le conosco, ma bisogna vedere quanta disponibilità ci sia a fare cose che si faceva qualche anno fa. Secondo me bisogna tornare un po' indietro nei tempi, mantenendosi aggiornati. L'evoluzione del calcio c'è stata, però secondo me bisogna continuare a lavorare coi giovani, coi criteri che si adottavano 20, 25, 30 anni fa.
Sei in prossimità di iniziare la nuova stagione come responsabile del settore giovanile, che consiglio ti senti di dare ai genitori per far sì che possano farli avvicinare i propri figli a questo sport chiamato calcio? Il consiglio che do io intanto è un consiglio che do ai genitori, ma perché sono loro fondamentali nella prima parte insomma della crescita dei ragazzi. I genitori, secondo me, a casa, visto che li tengono tutto il giorno, riescono a capire perfettamente quale tipo di passione sportiva i propri figli stanno coltivando. In un bambino che già in giovane età, ma io parlo già di età intorno ai 2-3 anni, insomma, un genitore riesce a percepire se il bambino è portato a amore e passione, perché dietro a quell'attrezzo si riconosce tutto il giorno. A quel punto lì la scelta è di fargli praticare giustamente il calcio. Poi ovvio è che oggi ci sono tantissime scuole calcio, ci sono tantissime opportunità, poi anche lì sta il genitore capire che tipo di soluzione adattare per il proprio figlio ed essere molto attento nella scelta che va a fare per il proprio figlio. Paolo Pascucci, vicepresidente del Riccione Calcio, non finiscono mai le sorprese per quanto riguarda questo club. Dopo l'annuncio appunto della nuova presidenza è arrivata anche questa sorpresa estiva, questo summer camp con il Real Madrid che ha scelto voi, quindi immagino una grande soddisfazione. Sì, senz'altro, che hanno scelto noi come meta per far vedere le proprie tecnologie, i propri metodi di lavoro di una squadra che non sono qui a dirlo io, ma una delle squadre più blasonate e forti del mondo, quindi per noi è senz'altro un orgoglio, assolutamente. Un mix, caro Paolo, in questo summer camp tra giocatori italiani provenienti da diverse regioni in Italia, sinonimo che c'è voglia di ripartire dai giovani per creare le basi per il calcio futuro, ovviamente. Sì, è assolutamente vero. Cioè, una società di calcio non ha futuro se non ha i giovani, perché il giovane è il futuro, assolutamente. E questo nel calcio italiano vediamo anche purtroppo dei risultati della nostra nazionale. Quindi noi dobbiamo ritornare a credere nei giovani, a lavorare bene, a dargli delle regole e a cercare, insomma, il più possibile di far amare questo bellissimo sport ai ragazzi. Questo è il nostro obiettivo e questo io penso che sia un obiettivo comune di qualunque società che voglia fare calcio in Italia. Invece per quanto riguarda il Riccione Calcio c'è un progetto per la prossima stagione inerente al settore giovanile, ecco, come possono i genitori avvicinarsi a voi, come possono farlo, con quali metodi e cosa ci puoi dire di più? Sì, abbiamo una nostra pagina su Facebook, abbiamo, diciamo, in questo momento anche cercando se è possibile trovare anche una nostra struttura dove poter fare una segreteria, dove poter fare l'accoglienza a chi decide non solo di iscriversi ma anche di avere le informazioni per quanto riguarda le nostre metodologie di lavoro, per quanto riguarda il settore giovanile. Assolutamente questi sono i canali dove noi diamo informazioni, insomma, di questo tipo. Invece per quanto riguarda la prima squadra, dopo anche la stagione un po' traballante dello scorso anno, c'è voglia di essere protagonisti fino in fondo? Assolutamente, perché noi siamo nati per riportare questi colori dove sono stati e dove meritano di essere stati, quindi ci è dato proprio un obbligo fare una squadra competitiva. Assolutamente, gli acquisti che abbiamo fatto, insomma, penso che siano lì a dimostrare che quello che dico poi sarà fatto. Il ritorno del buon Bertolomeo, di Bobo Gori, di Secras, di Giustolisi, di Tacchi e i tanti confermati, Bolzonetti, insomma i tanti confermati dell'anno scorso che avevamo e abbiamo una buona squadra. Quindi, e altri che abbiamo in cantiere, Bonini, Giovanni della Nazionale Sammarinese, insomma abbiamo fatto una squadra, pensiamo, competitive e cercheremo ancora di inserire ancora qualche innesto, insomma. Noi vogliamo e noi siamo la Riccione Calcio, noi vogliamo essere la Riccione Calcio.
amicizia con il Real Madrid. Sicuramente questa è stata la stagione di sperimentazione, il summer camp di partenza, ma l'obiettivo è quello di ripeterlo anche nella prossima stagione. Sì, sì, assolutamente, sono società, sono strutturate che non fanno un'apparizione poi svaniscono nel nulla, ma vogliono dare una continuità, perché poi è la continuità che ti fa sì che sia una cosa seria, che sia il Real Madrid. Penso che parlano i fatti, che da questo, sotto questo aspetto, insomma, non ha da recriminare niente, nessuno può assolutamente dirgli niente. Massimo, se ci puoi dire qualcosa in più di questo summer camp a livello di nomi e anche per quanto riguarda il numero di iscritti. Ora, nomi importanti ce ne sono diversi, abbiamo quasi un centinaio di iscritti come qui a Riccione Calcio, e come soddisfazione è una cosa veramente che è di più, perché ci sono delle tecnologie che studiano i ragazzi passo per passo in tutte le proprie mosse. A livello di numeri vi chiedo se vi aspettavate qualcosa in più. Mi accontento, perché non è una cosa molto facile, essendo che è stata una cosa organizzata, e siamo contenti dei partecipanti che abbiamo, e spero che il prossimo anno, se si possa ripetere, possiamo avere ancora molti più partecipanti. Con questa collaborazione avete unito sport al turismo, soprattutto in una città come Riccione che torna ad essere il centro dell'attenzione. Riccione, si sa cos'è Riccione, no? Riccione è partita dagli anni 50 e ad oggi qui abbiamo tutto e di più, insomma, qui possiamo unire sia l'utile che il dilettevole, insomma. Che insegnamenti può dare questo summer camp ai bambini che decidono di aderirvi? Per me la prima cosa, devono prendere tutti come gioco, e poi dal gioco si impara a vedere come sono le mosse del calcio. Però è una cosa spettacolare vedere tutti questi bambini che innamorati proprio del gioco del calcio, che amano sentire proprio i propri mister per vedere il lavoro che fanno. I ringraziamenti personali a chi vogliamo farli? Io ringrazio tutti coloro che ci hanno dato opportunità di organizzare questo campus, a tutti gli sponsor e a tutte le persone che ci sono state vicino. Grazie a Riccione. Fabio, allora, una grande esperienza questa che ha unito il Riccione Calcio al Real Madrid, ospiti nel tuo locale, vediamo appunto per il pranzo. Che tipo di pranzo si prepara per i bambini che comunque tornano dal campo dopo una giornata di calcio? Innanzitutto è un pranzo molto leggero, perché si parla di pasta in bianco al pomodoro, e sostanzialmente, ripeto, non è un pranzo pesante, perché poi i bambini fanno attività la mattina e anche il pomeriggio. Però oltre il pranzo c'è di più, è bello vedere un gruppo di bambini così, così folto, è bello vederli qua dentro, perché l'ambiente e la location è predisposta a tutto questo, quindi oltre la soddisfazione del vederli mangiare e vederli stare insieme è qualcosa di più. Fabio, il tuo locale rappresenta un po' la dinamicità della vita, il volere essere aperti soprattutto a un pubblico giovanile. Io credo che la rappresentanza di una squadra che fa parte appunto di un summer camp nel settore giovanile sia il massimo per il tuo locale, no? Sì, è bello, come dicevo prima, appunto perché il colpo d'occhio è fantastico. Poi io vengo dal calcio, ho fatto una vita di calcio. Mi piace ancora oggi lo sport, però diventando più adulto, oggi sono quarantenne, adoro tanto il calcio dei bambini e adoro il ruolo che hanno gli allenatori del giorno d'oggi, che devono essere più educatori rispetto al passato, perché si è perso un po' un certo filo educazionale, chiamiamo, dei bambini. E quindi io vedo il ruolo dell'allenatore un ruolo molto importante nella fase adolescenziale e nella formazione caratteriale dei bambini. Quindi bella la partnership con Real Madrid, bellissima averla a Riccione, ma soprattutto importantissimo e bello vedere richiamare gli allenatori, anche i bambini, per come stanno a tavola, per cosa lasciano sotto il tavolo e per la postura e l'educazione che devono avere anche in quel contesto. Da genitore questo è molto bello. Mi hai anticipato, perché infatti tu arrivi dal mondo del calcio, sei stato protagonista per tanto tempo. Ti chiedo il consiglio che daresti
a un genitore per riavvicinarsi al mondo del calcio, che sappiamo in particolar modo in Italia sta vivendo un momento difficilissimo, se pensiamo soprattutto all'aspetto dei settori giovanili, no? Sì, innanzitutto quello del genitore a fianco del bambino che fa un'attività sportiva è un ruolo fondamentale. Purtroppo troppe volte invece vedo delle immagini che non vorrei vedere in un campo sportivo. Credo che molto spesso sui bambini alcuni genitori riversino la frustrazione per aver incompiuto qualcosa nella propria vita. Invece non bisogna far sentire le pressioni ai bambini, non bisogna avere troppa ambizione nei loro confronti, non vanno caricati emotivamente, vanno educati alla disciplina e al divertimento. Poi cosa ne saranno da grandi, questo lo vedrà il futuro. Quello che mi aspetto da un allenatore e da un genitore soprattutto è che lasci vivere l'esperienza sportiva al figlio in totale libertà, ma soprattutto che rispetti le scelte di un allenatore e che voglia ed esiga una società, soprattutto dal punto di vista etico ed educativo, molto attenta più che dal punto di vista tecnico. Io vorrei chiudere questa intervista dicendo un po' quello che riportavo anche all'amico Giampaolo prima. Lo sport che si unisce alla città di Riccione, quindi porta turismo, perché qui conosciamo una nuova cultura che è quella spagnola, e soprattutto riavviva dei posti che si trovano nel cuore della Romagna, allo stesso tempo come la città di Riccione. Riccione è una città che si presta da sempre allo sport, è la città dello sport. In Italia non conosco realtà come questa, di una cittadella come la nostra, aperta a tutti i tipi di sport, basta pensare alla struttura per il nuoto, il calcio e tante altre attività. Il calcio a Riccione è sempre stato importante, soprattutto in passato. Al di là però delle ambizioni di categoria, le ambizioni sportive, di avere una prima squadra a un certo tipo di livello, soprattutto perché il calcio è cambiato, si è sgonfiato della parte grigia che aveva ed emerge la sostanza. Oggi fare calcio servono gente servono persone che abbiano passione e siano competenti. Quello che mi auspico è che il legame, soprattutto tra la città di Riccione e lo sport, vada nella direzione dei talenti, nella ricerca del mondo giovanile, sia così nel nuoto, così nel karate piuttosto che sul calcio, con magari la soddisfazione di poter forgiare qualche nuovo talento in qualsiasi sport sia. L'importante è che scappi dalla nostra città. Immagino anche per lei grossa soddisfazione di aver portato il Real Madrid qui a Riccione. Sì, decisamente sì, è una soddisfazione per noi come staff, e Real Madrid ha deciso di sposare Riccione per la struttura, per la storia, per la gente, e di far vedere la tecnologia nuova che solamente Real Madrid ha al mondo. Come vi state trovando con gli amici del Riccione Calcio qui in Romagna? Ma io sono italiano, quindi bene, sono a casa. La gente di Riccione è molto entusiasta, molto disponibile, ci hanno accolto molto bene, anche lo staff spagnolo è stato accolto bene. I numeri poi parlano chiaro, primo anno 81 bambini. È una grossa soddisfazione per noi, stanno lavorando bene tutti, e quindi noi puntiamo a raddoppiare i numeri la prossima stagione. Qual è il segreto per far divertire i bambini con il pallone? Ma il segreto, diciamo che l'obiettivo principale del Real Madrid è quello di che i bambini si divertano sempre, siano contenti, rispettando le regole. Attraverso giochi, situazioni di gioco, lavori di tecnica, sfruttando anche un'intensità elevata, un'intensità importante, però l'obiettivo rimane sempre quello del divertimento, chiaramente. Essendo tu italiano, ti chiedo come viene considerato, dato che rappresenti Real Madrid, il calcio italiano all'estero? Ma insomma, il calcio italiano adesso si sta un po' allineando a quello spagnolo, secondo me. E chiaramente in Spagna hanno molto rispetto per il calcio italiano, perché i numeri parlano chiaro. E quindi la considerazione per noi è alta. Secondo me adesso in Spagna sono ancora un passettino in avanti rispetto all'Italia come cultura anche del paese.
e di conseguenza poi questo si riscuote anche nel campo. Invece l'idea che si è fatta sul settore giovanile italiano in questo momento attuale? Ma diciamo che il settore giovanile italiano secondo me ha bisogno di un cambiamento, e secondo me questo potrebbe essere l'anno giusto per riformare un po' la filosofia, quindi tralasciare l'assillo del risultato e lavorare più sulla formazione dei calciatori in modo da non andare sempre all'estero a prenderli, ma di coltivarli in casa e farli debuttare nelle nostre prime squadre. Sono Leonardo Bazzucchi, lavoro con il gruppo di Marco Montresor e sono responsabile della tecnologia e dei vari dispositivi tecnologici che usiamo per l'allenamento con i ragazzini e lo sviluppo di queste tecnologie, quali GPS, smart ball, che è appunto un pallone che rileva velocità di tiro e rotazione della palla, e Tractix, che è il GPS che riprende la velocità dei ragazzini in corsa, l'intensità del lavoro che svolgono e quanti chilometri riescono a percorrere. Oltre a questo abbiamo l'esclusiva come Real Madrid per una telecamera, che è una GoPro con una modifica che riesce a fare il match analysis, quindi analizza la partita che i ragazzini vanno a svolgere su un campo di 40 metri, un campo ridotto per l'occasione, e poi riesce a fare il conteggio riconoscendo i ragazzini dei passaggi giusti, passaggi sbagliati, quante volte la palla viene toccata di destro, di sinistro e tutte le cose che normalmente vengono svolte da un'equipe di allenatori che deve riguardare la partita dopo il termine, al termine della partita. Ottima introduzione, ma quanto pesa rappresentare il logo che porti sulla maglietta? Per noi è ovviamente una grandissima responsabilità, portiamo una maglietta comunque pesante addosso, ci sono dei grandi doveri e delle grandi pressioni, perché comunque quando giri per l'Italia con questa maglia addosso le società ospitanti si aspettano molto da noi allenatori, sia come organizzazione, come comportamento dentro e fuori dal campo, come qualità di allenamento, soprattutto in relazione ai ragazzini. Comunque noi per le mani abbiamo del materiale molto importante, sia per le società che per i genitori. Siamo chiamati a svolgere un ruolo molto molto importante, perché comunque lavoriamo con i sogni di questi ragazzini e con il futuro delle società, di molte società italiane. Un progetto che tu rappresenti nel miglior modo possibile, però un progetto di unione che sbarca anche a Riccione. Sì, credo che Riccione come società calcistica abbia messo a disposizione un'ottima struttura, un campo da calcio perfetto, in condizioni ottime per poter lavorare, degli spazi adeguati a quello che sono le nostre richieste, le richieste del Real Madrid. Sì, si è dimostrata essere non solo una meta turistica importante, ma anche comunque un importantissimo posto dove poter lavorare con ragazzi e con strutture e personaggi molto importanti, quali Daniele Daino, famoso ex calciatore, quindi si è rivelata essere molto importante. José, come ti stai trovando a Riccione? I am really happy here because it's a very beautiful city. I think it's really good when you work in a beautiful environment, the beach, the Italian food, Italian culture is really good, and now the weather is really good as well. So for me, I am from Spain and it's like my home. I'm really good here, yeah. Siete un team molto affiatato, immagino davvero tutti amici. We are a team, we are a real team, because you know it's really important when you work together, it's really important. I think we are young, we are, you know, one of them is young, one of them is old, but we are a team, we work together, we work hard, and after work every day we are out to the beach, we are out to the restaurant, so it's really amazing, yeah.
questi bambini o se come sono, ti fanno arrabbiare, sono bravi, seguono le istruzioni che voi gli date? Sono bravo, è difficile quando it's really difficult when you have many of them, but I think it's normal. Sometimes it's really hot, the water is hot, and it's normal. They can listen properly. My Italian level is not high, so but I think it's good. I think they are brave. They are really, really brave, really enjoying, and I think it's a good option for us coaching here in other country, because I am from Spain, I live in England, I come here, so it's a very good opportunity to grow up for me. In questo frangente traduciamo quanto detto da José attraverso le immagini che riguardano i bambini presenti al camp. José dice: sono molto felice di essere qui in questa bella città, credo sia molto positivo lavorare in un bel ambiente. Mi piacciono il cibo e la cultura italiana, io vengo dalla Spagna e qui devo dire che mi sento come se fossi a casa mia nonostante abbia lasciato il mio paese. Sto molto bene qui, siamo una squadra unita, è importante lavorare assieme. Qualcuno è giovane, altri sono più esperti, ma lavoriamo insieme e lavoriamo davvero duro. Dopo il lavoro andiamo insieme in spiaggia o al ristorante ed è davvero fantastico fare tutto questo in compagnia. A volte devo ascoltare in maniera più attenta, in maniera più appropriata, perché il mio livello di italiano non è molto alto. Il lavoro diviene qualche volta molto difficile perché quando sono tanti bambini è veramente dura. I bambini penso che siano bravi e si divertano. Credo sia una buona opzione per noi allenare qui in un'altra nazione, specialmente in Italia. Sono spagnolo e vivo in Inghilterra ed è una buona occasione per crescere per me a livello professionale. Io invece aggiungo che a José faccio i miei complimenti perché parla davvero un inglese molto buono nonostante sia originario appunto della Spagna. Carlos, quanto è difficile organizzare un camp del genere in Italia? Bueno, yo creo que organizar un campus para chicos que ya han jugado a fútbol y que no necesitan una iniciación muy base, creo que es bastante fácil porque al final el fútbol es un deporte que nos gusta casi a todos. Y creo que además ayudándonos, como ya he dicho, de la tecnología, creamos una experiencia divertida para todos los niños y además podemos valorar de una forma tanto objetiva como subjetiva el trabajo de los chicos. Y para mí, que soy español, trabajar aquí en Italia y ver un fútbol, una cultura diferente, creo que es una experiencia bastante importante porque me ayuda a ver diferentes tipos de fútbol, diferentes tipos de caracteres, y creo que para mí también es una oportunidad bastante gratificante para poder seguir formándome. Como instructor, ¿cuánto te estás divirtiendo? Yo como instructor me estoy divirtiendo bastante porque al final sí que es cierto que es un hándicap que yo no hable italiano muy fluido porque es la primera experiencia en Italia, pero esto no es más que un challenge para que yo siga mejorando, y a mí lo que me gusta y cuando me lo paso bien es cuando estoy mejorando. Además creo que los niños pocas veces habrán trabajado con entrenadores españoles y creo que ellos también están descubriendo, aparte de la tecnología, unos ejercicios y unos conceptos que son claro que similes porque el fútbol moderno es así, pero un poco diferentes ya que somos de otro país. ¿Cosa representa para ti el Real Madrid? El Real Madrid. Bueno, el Real Madrid creo que sobran las palabras. Seguramente es posiblemente la mejor escuadra, equipo del mundo, o mejor, el club más grande del mundo, tanto por la cultura como por lo que ha conseguido recientemente, que ya no es solo del pasado. Últimamente los títulos que han conseguido están haciendo historia, y trabajar en un equipo, en un club tan grande, pues es una cosa que para mí me llena de orgullo. Y además poder disfrutar de ello en un país que no es el mío, pues siempre es un orgullo.
usufruiamo delle seguenti immagini per tradurre quanto detto in questa intervista dal collega Carlos. Bene, credo che organizzare un campus per ragazzini già predisposti a calcio che non necessitano di insegnamenti base sia molto facile, perché il calcio è uno sport che tutti amano. Oltretutto, aiutandoci con le nuove tecnologie, creiamo un'esperienza positiva per i ragazzi e in più possiamo arricchirci di una cultura differente come quella italiana. Esperienza importante per capire il differente tipo di calcio e di carattere. Un'opportunità gratificante per migliorarmi. Mi diverto molto, anche se non parlo italiano fluente, perché è la mia prima esperienza in questo paese, nel paese Italia. Ma questa per me non è che una sfida per migliorare. Quel che mi piace è quando il lavoro, ovviamente, ti migliora. I ragazzi lavorano in un contesto diverso con le tecnologie, ma il calcio moderno è così, in un paese diverso. Il Real lo considero la miglior squadra di tutte, non solo per la sua storia e cultura, ma per ciò che sta ottenendo attualmente. Ricordiamo che il record di Champions League vinte sta facendo, insomma, la storia. Poter insegnare tutto questo in un paese che non è il mio è per me motivo di grande orgoglio.